temporale, però il clima dell'estate, cioè il tempo più probabile, è il caldo e il sole, ma anche quello sta cambiando, sta diventando caldissimo e ancora più soleggiato. Ma noi che stia cambiando il clima lo sappiamo con certezza perché ce lo dicono i dati meteo. E la scienza, ripeto, la scienza, quindi non è una questione di opinioni del meteorologo o di chissà quale scienziato, la scienza, perché la scienza si basa sui dati, ci dice che gran parte di questo cambiamento arriva dalle nostre azioni. Quali azioni? Beh, il fatto che noi consumiamo delle sostanze particolari, combustibili fossili, che quando bruciano producono dei fumi, al cui interno si trovano delle sostanze, quelle che chiamiamo gas serra, che trattengono il calore all'interno dell'atmosfera. Quindi più sostanze bruciamo, più gas serra buttiamo nell'atmosfera, più calore rimane intrappolato nell'atmosfera. E perché è importante? Perché dire che c'è più calore nell'atmosfera non solo significa che le temperature sono più alte, quindi gli inverni diventano più miti e le estati diventano eccezionalmente torride, ma significa che tutti i fenomeni atmosferici hanno più carburante da consumare, perché tutti i fenomeni atmosferici hanno bisogno di energia per svilupparsi. Dove trovano questa energia? La trovano nel calore presente in atmosfera. Quindi se io metto più calore in atmosfera vuol dire che sto dando più carburante ai temporali, e i temporali diventano mediamente più intensi. Sto dando più carburante alle perturbazioni, quindi le perturbazioni quando arrivano sempre più spesso, anziché portare piogge, come mi disse un tempo un avvocato siciliano, piogge educate. Perché lui per spiegare dice, mi fece la domanda, dice, ma come mai un tempo pioveva più educatamente? No? E che rende bene l'idea, perché è quella pioggia che cade, ci serve, ma non dà fastidio. Invece sempre più spesso la perturbazione porta piogge che fanno disastri, tant'è vero che oramai ad ogni perturbazione vediamo delle notizie di allagamenti, alberi abbattuti, perché raccolgono più energia le perturbazioni. Ma attenzione, vale anche il contrario. Le aree di alta pressione, questo termine che sta tanto a cuore ai meteorologi, insomma, il meteorologo ogni tanto la butta lì, domani è bello perché c'è l'alta pressione, ma cos'è questa alta pressione? Come dice il nome, è una situazione in cui l'atmosfera viene schiacciata con forza verso il basso, quindi esercita una pressione maggiore sopra le nostre teste, e allora si crea come un muro che tende a allontanare le nuvole e le piogge. Ma come mai si crea l'alta pressione? Perché in quota dei venti ammassano aria sulla cima di questa colonna, d'aria. Bene, anche quei venti hanno più energia rispetto al passato, e quindi l'alta pressione quando arriva, ecco che insiste per settimane, senza permettere alle piogge di arrivare. E allora abbiamo che da una parte aumentano le piogge violente e dall'altra aumentano i periodi in cui non piove, i periodi di siccità. Ebbene, la scienza ci dice che tutto questo è legato proprio al fatto che noi abbiamo modificato le caratteristiche dell'atmosfera. Ora, nella peggiore delle ipotesi, è come potrebbe cambiare tutto il mondo se noi non faremo nulla per evitare che queste sostanze si accumulino sempre di più nell'atmosfera. Perché attenzione, noi siamo abituati a pensare al cambiamento climatico come sì, il clima sta cambiando, quindi devo fare attenzione perché le piogge saranno più violente, magari mi allaga anche la cantina, devo fare attenzione perché farà più caldo e quindi in estate mi sa che dobbiamo mettere un altro condizionatore anche in camera perché fa troppo caldo, e poi sì, cambia il paesaggio perché a causa del cambiamento climatico c'è sempre meno neve in montagna, è evidente, e poi i mari, sale il livello dei mari, noi siamo abituati a pensare a questi aspetti principali, sono quelli più evidenti. Non ci rendiamo conto che le condizioni atmosferiche, il tempo atmosferico, in realtà influenza ogni singolo aspetto della nostra vita quotidiana. E allora, se cambia il clima, cioè il tempo più probabile che potete trovare in una giornata, è chiaro che cambia ogni singolo aspetto della nostra vita quotidiana. E allora, anche nei libri, io cito tutte ricerche scientifiche, quindi non è il pensiero di guarda, Giulia ci si è svegliato stamattina, ha sognato che in futuro il mondo cambierà così. Vorrei dirvi che è una cosa di questo tipo, in realtà no, sono tutte ricerche, non sono così fantasioso, sono tutte fotografie del futuro che arrivano da ricerche. E allora si scopre che cosa? Si scopre che cambieranno profondamente le nostre città, e quindi attenzione, in realtà il cambiamento climatico è qualcosa che interessa da vicino anche gli architetti, molto da vicino. Cambierà anche l'economia, nel senso che uno dei rischi più grandi che corre
l'economia, che correrà in futuro l'economia, e sarà proprio quello portato dal cambiamento climatico. Addirittura Standard & Poor's ha creato di recente una banca dati per i propri clienti, analizzando 20.000 tra le principali aziende mondiali e cercando di capire come gli asset, cioè quelle cose che rendono importanti di valore queste aziende, rischiano di deteriorarsi in futuro a causa del cambiamento climatico. Quali asset in particolare? Le proprietà, quindi immobili, la reputazione, il brand, e anche le attività, perché se io produco vino ma il clima cambia e non mi consente di produrre più vino, ecco che la mia attività, insomma, ha un grosso problema. Ma non solo, attenzione, perché il clima che cambia, cambia i nostri stessi comportamenti, le relazioni sociali. Ci sono degli studi, numerosi questi, che dimostrano come all'aumentare delle temperature aumentino gli episodi, i crimini violenti, il numero dei crimini violenti, banalmente, ma sono tanti altri, perché poi anche io mi sono divertito nel corso degli anni ad andare a scovare tutte queste ricerche particolari, proprio perché mostrano come il clima e quindi l'aspetto meteo in realtà plasmi la nostra vita molto più di quello che noi siamo abituati a pensare. Allora ecco che nella peggiore delle ipotesi è il caso peggiore di come potrebbe cambiare il mondo se non faremo nulla. In realtà, come già accennato, io sono un inguaribile ottimista, del resto sono un fisico. Il fisico studia e viene costruito per risolvere problemi, quindi non posso pensare che non ci sia una soluzione anche a questo problema, anche perché la scienza mi dice che ci sono gli strumenti per metterci una pezza, per correggere quello che sta accadendo. E quindi la verità qual è? È che se è vero che non ci immaginiamo a volte come potrebbe cambiare il mondo a causa del cambiamento climatico, spesso non ci rendiamo neanche conto di come possa essere talvolta semplice contrastare il cambiamento climatico, e alcune delle soluzioni sono davvero fantasiose ma anche relativamente semplici, soprattutto economiche, perché spesso si dice: beh, ma contrastare il cambiamento climatico è costosissimo e dobbiamo modificare la nostra vita, la nostra economia. Attenzione, perché spesso in molti casi in realtà contrastare il cambiamento climatico è molto più semplice di quel che si possa immaginare. Benissimo. Allora, riferito a, diciamo, le soluzioni che lascerei alla fine, perché sono state interessanti, mi interessava invece analizzare alcuni aspetti, forse quelli più strani o quelli che mi hanno colpito di più, che forse possono interessare di più, proprio sicuramente il paesaggio, l'ambiente naturale, quello che colpisce di più, la desertificazione, la mancanza d'acqua, il fatto che le città potrebbero essere sommerse perché scomparranno i ghiacci, eccetera. Però quello che si diceva prima, proprio questo porterà anche un'instabilità geopolitica. Il fatto che c'è un punto del libro dove si dice che il Pentagono considera il cambiamento climatico peggio del terrorismo, come minaccia. Quindi questa cosa, cioè come sono collegati il fatto delle guerre, Certo, allora è vero, questo la prima volta, già qualche anno fa, l'ho letto e hanno detto: ma che stanno dicendo? Ma veramente? Perché voi provate a immaginare, i generali del Pentagono, se possono trovare un nemico fisico da bombardare, figurarsi se non lo cercano. Ebbene, sono anni oramai, ogni anno i vertici del Pentagono pubblicano un rapporto in cui definiscono quelle che sono le criticità maggiori all'ordine mondiale, quindi là dove potrebbe esserci bisogno per le truppe americane di intervenire piuttosto di prestare attenzione, di slocare dei contingenti. Bene, ormai sono anni che in cima alle minacce peggiori per l'ordine mondiale non mettono quelli che loro chiamano i paesi canali, i paesi autoritari, non mettono il terrorismo, mettono il cambiamento climatico. Quindi se persino i generali del Pentagono dicono: guarda che il pericolo più grosso arriva dal cambiamento climatico, se persino loro lo dicono, vuol dire che davvero quello è. E in che modo il cambiamento climatico dovrebbe rappresentare un pericolo enorme per l'ordine mondiale? Beh, lo vediamo anche solo in questi giorni. Quando cambia il clima e là dove vivo diventa impossibile vivere, perché non posso coltivare nulla, perché non ho acqua per anche solo banalmente per bere e per lavarmi, che faccio? Mi muovo, mi sposto, emigro. Quando emigrare sono 10 persone è una cosa, quando sono milioni di persone diventa un problema, perché queste persone
da qualche parte devono andare. E non è facile accogliere dei flussi di questo tipo. Ora, le stime ci dicono che nel prossimo futuro aumenterà in maniera sempre più importante, aumenteranno in maniera sempre più importante questi flussi migratori. Alcuni paesi sono particolarmente esposti perché là il clima sta cambiando in maniera più rapida e soprattutto sono paesi che riescono ad affrontare con minor prontezza questi problemi. Ora,